ragazzi, sarà un segno del destino, non lo so. Io inizio a giocare a Brawl Stars e metto nel gioco una collaborazione con Godzilla così a caso. Bene, top del top. Ciao ragazzi, bentornati. Bene ragazzi, sul mio canale sono NXD, vostro amico di Spider-Man qui su YouTube. E oggi siamo qui su un nuovo video di Brawl Stars. Ho visto che lo scorso video vi è piaciuto e appunto alla fine di quel video avevo detto che se questo gioco mi avrebbe preso l'avrei riportato sul canale. E dovete un po', mi ha preso. Ci gioco addirittura durante l'orario di lavoro, che cosa che non dovrei fare. Cosa che non dovrei neanche dire. Comunque, cosa veramente inaspettata. Cioè, pensate, io l'altro giorno, stanco dal lavoro, finisco, mi siedo, apro Brawl Stars per farmi qualche partitina, mi trovo Godzilla davanti. E mi sono detto, what the fuck, bro? Devo dire, veramente inaspettata. Ragazzi, oggi sono qui per parlare di questo nuovo evento che si terrà dal 29 aprile fino al 20 maggio. Quindi, sì, circa 2 settimane, una ventina di giorni, questo evento ce lo possiamo gustare. Prima di continuare con il video, ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi al canale e vi lasciate un bel like per supportarmi. E voglio anche flexarmi 2 drop leggendari che ho trovato in questi ultimi 2 giorni. Ho trovato questa versione di Nita col panda, devo dire, molto carina. E poi anche la versione di Il Primo Oscuro, che devo dire, spacca. Mi sono allenato un pochino. Diciamo che gli unici 2 brawlers che uso, come potete vedere, sono il primo e Nita. Mi piace anche il bombardino, però nello scorso video mi avete detto che non è molto forte come brawler, però avete scritto anche che dipende da come si usa. Io non ne ho idea, nel caso vedrò, a me piace. E poi, tanto era gratis, quindi let's go. Quindi allora, direi di andare in partita e vediamo se riesco a raccontarvi questo nuovo evento e tutte le cose fighe che aggiungeranno mentre gioco, nella speranza di non perdere colore mentre ci provo. E lo so, ragazzi, queste cuffie stono tantissimo con il mio outfit e tutto il resto. Però meglio queste wireless di quelle con il filo che sta in mezzo ai coglioni. Vediamo un po' se ho capito cosa aggiungiamo di nuovo in questo bellissimo evento. E ovviamente questa partita va subito a finire così, morto, perché io ho sprecato tutti quanti i miei attacchi per sbloccare la cesta e questo qua ne ha approfittato per ammazzarmi. Iniziamo veramente bene. Però abbiate un po' di pietà, ci gioco solamente da quanto? 2 o 3 giorni, quindi devo ancora prenderci la mano. Devo ammazzare questo messicano qui. Poi a me piace dare tipo soprannomi alle skin. Mio amico arriva, dice, ma chiamali col loro nome, no? E poi altra cosa che ho capito, grazie al mio amico che mi ha detto che faccio cagare a giocare. Dai, uccido, dai, dai, dai. Perché si è bloccato, perfetto. La maggior skin che uso di più è il primo. Metto di non usarlo magari in queste mappe così aperte, di usare magari mappe più chiuse e di usare un brawler che spara da lontano per le mappe aperte. Ora, scommetto che il tizio è lì. Ah, il tizio è là in fondo. Ah, no, qui mi sa che perdiamo perché... Oddio, aspetta. Anzi, no, ho vinto, let's go, minchia, ok, no. Sono già partito premuto che sarei morto, invece no. Non avevo ancora parlato dell'evento di Godzilla. Scusate, ero troppo impegnato a giocare. Io non so giocare e parlare nello stesso momento. Da quello che ho visto, metteranno questa nuova modalità che si chiama Godzilla City Smash, che sarà una 3v3 e ti potrai trasformare in Godzilla. Ma che figata! E ti potrai trasformare in Godzilla recuperando un certo numero, ora non mi ricordo, tipo di gemme o di qualcosa del genere, e vince chi distruggerà di più la città. Bene, questo sì che è Godzilla. Ti potrai trasformare però anche in Mecha Godzilla. Dunque, vincendo queste partite riusciremo a sbloccare queste uova, che teoricamente potremo sbloccare un massimo di 6 al giorno. E prendendo queste uova troveremo appunto le... Questo mi sta ammazzando però. Ok, troveremo queste mutazioni. Ora, non chiedetemi tipo le mutazioni Brawlers, ho visto solamente quella di El Primo, dove aumenta le sue capacità, tipo usando, ora non mi ricordo bene come si chiama la mossa, io la chiamerò mossa speciale, e l'impatto sarà più ampio, visto che lui praticamente vola e panzata addosso agli avversari. Qui c'è un tizio che vorrei uccidere io, dai, no, non voglio uccidere te, lasciami in pace. No, questo ammazza. Comunque, il suo attacco sarà più ampio e teoricamente dovrebbe fare anche più danni. Oh, un drop raro, dai, dai, dai. Che poi ne ho trovato anche uno mitico che mi ha dato una specie di emoji che non ho ancora ben capito qui come si possono sbloccare, ma... Comunque, avrai la possibilità di sbloccare 6 uova al giorno. Perché ci sarà un po' un paniere... No, non un paniere... Non so come si chiama, un porta uova. Lo potrei sbloccare. Oh, questo è AFK. Vabbè, no, no, mannaggia. No, questo però fa male. Fa giusto un pochino male. E no, lascia in pace, lascia in pace. No. Cosa abbiamo qui da sbloccare? 400 monete per me, let's go. Comunque queste uova hanno anche un altro scopo. Qua nella sezione dei club ho visto che ci sono queste specie di salvadanai
E non, cioè, non ho ben capito cosa servono, anzi non proprio, è la prima volta che ne sento parlare. Se è come Clash Royale, più o meno ho capito cosa servono, cioè come ci si bloccheranno gemme, monete e tutto il resto. Ho ucciso l'altra Nita che è messo veramente molto bene. Via Panda Hulk, via Panda Hulk. È diventato Michael Jackson la mia Nita. Vedi che io non posso parlare di queste cose, perché io perdo subito il filo del discorso e mi hanno inquadrato. Comunque, andando qui su Club, questo è Sara Danaio, ci sarà una specie di mini Godzilla. Una specie di mini Buzz, perché la skin si chiama Buzz, con lo stile di Godzilla. O c'erano anche delle gemme dell'oro, credo, da poter riscattare, aprendo un tot di uova, che se non sbaglio deve essere 1250 uova. E con l'aiuto degli altri membri del clan avrai la possibilità di riuscire a sbloccare questa skin di Buzz. Quindi io devo pushare come un mostro, perché la voglio. E devo sbloccare Buzz il più velocemente possibile. Quindi credo che nella prossima settimana, prima delle 29, rusherò come se non ci fosse un domani. Con queste uova si possono riscattare anche in altri modi. Ci saranno anche nel negozio oggetti, quindi si potranno anche acquistare. Ma se non sbaglio, non so se ci sarà anche una specie di pass battaglia di Godzilla, un'esclusiva, non ho idea. Da quello che mi ricordo il coso, mi sembra di non averla vista. Questa fa tanto male. E nelle 8 porte giornaliere avremo la possibilità di sbloccare anche lì le uova. Non vedo l'ora che ci sia l'evento, ragazzi, perché pusherò come non ci fosse un domani. Ora, io non essendo in un clan, mi sono unito al primo che ho trovato, quindi spero lo siano molto attivi. E magari voi volete darmi una mano, questo mi vuole... Ho proprio messo... ero messo malissimo. Nel caso magari voi avete un clan molto attivo e volete un amichevole Spider-Man di quartiere, io ci sono. No, questa volta lo farò lo stesso che ho fatto prima. Mi sembra una scena già rivista questa. Però questo, guarda come ci prova questo qua. Questo deve morire. No, no, questo l'ho fatto incazzare, deve morire. Per mano mia, per mano di qualcuno. Mio panda sta andando tutta l'altra parte, questo sta recuperando vita. No, questo ormai è la vita. Massimo, non ti ho visto! Palla di merda, no, non è niente, sono morto. Ho visto che c'era, ora vediamo se mi ricordo. Vediamo. La skin che sto cercando è quella di Tick, che avrà la sua versione Ghidorah. Cioè, avrà la versione Ghidorah e Mecha Ghidorah. Ed è bellissimo! E metteranno anche i Power Rangers. Ma quello che voglio sbloccare di più è lui. È Buzz, perché avrà lo stile di Godzilla. Poi c'è anche la versione di Mothra, però non mi ricordo che skin è. Ti farò anche voi tutti quanti addosso a me, che palle, almeno non ho perso corone. Mi piaceva anche la versione Match di Leon, ma costa tipo 649... gemme, e vedendo il costo delle gemme direi che posso anche evitare. Ovviamente costa così tanto perché non ho Leon. Ora andiamo a provare il primo, magari mettiamo neanche una mappa decente. Allora, mi sono trovato bene con lui qui. Visto che siamo qui in tema di collaborazione, io stavo pensando mentre lavoro, ma sarebbe anche una bella collaborazione con la Marvel, che magari c'è gente che non le vuole, che le vuole. Io no, sono morto comunque da solo. Però pensandoci ci potrebbe anche stare. E Spider-Man che spara ragnatele. Hulk potrebbe essere il primo con il costume verde. Ci puoi mettere anche Iron Man. Ora, l'ho detto così per dire, però secondo me ci potrebbe anche stare. Ora qui mi stanno ammazzando e non ho ancora fatto una kill. Forse il primo non è esattamente il miglior brawler da usare in questa mappa, però pian piano capirò bene come si usa tutto quanto. No dai, non ci credo neanche, ce n'era un botto lì. Ci ho provato ma ho letteralmente fallito nel 15 secondi, non ce la facciamo ad arrivare lì. Oddio, aspetta, no. Cosa? What? Si è completamente ribaltato la situazione. Qui io sto morendo però. No, ti proteggo io. Ti faccio lo scudo umano. Cioè, fatemi capire, ma si è ribaltata la situazione qui. Proviamo un po' il bombardino. Cioè, io lo potenzio perché mi piace. Selezioniamo, vediamo un po'. Perché voglio redenzione per il bombardino, ok? Voglio dimostrare che è forte. Comunque io ho scoperto, cioè io in realtà avrei un piccolo problema quando devo potenziare più di un personaggio. Perché anche con i Pokémon, cioè ne potenziavo uno, usavo sempre lo stesso, tipo Charizard o Pikachu, beh, comunque lo starter. Charizard, perché si prendeva sempre Charizard. Usavo sempre lui e potenziavo lui. Poi gli altri Pokémon, come cazzo ho fatto a morire? Ah, perché li è bloccato, è vero. Gli altri Pokémon poi li potenziavo dopo. Cioè, nel senso, non... usavo mano a mano, io usavo sempre il più forte, quello che mi piaceva di più. Quindi mettermi lì e potenziare tutti quanti potrebbe essere un piccolo problema, perché poi non è che posso usare sempre lo stesso brawler su tutte quante le mappe. Allora, il nostro compagno qui è messo molto bene, devo dargli assolutamente una mano, altrimenti qua siamo fregati, ok. Ok, bello, se io fossi te, tornerei indietro, perché è tipo la nostra unica ragione di vittoria qui adesso, Torna indietro, dai 10 secondi. Questo è morto alla fine, minca. Non ci credo, questo è morto veramente alla fine. Sono la loro unica ragione di vittoria adesso. Un pezzo importante.
Vedete? Vedete, ha sottovalutato il bombardino. Con minchia, mio compagno ha fatto 11 kg, ma io ne ho fatte 5. Devo dire che non sono stato così tanto inutile. Sì, però dai, 9 corone per arrivare a 600, che fai? Te ne privi? No, ci facciamo l'ultima. Dai, è stata tipo una strage. Dai, siamo in vantaggio noi. Io sono sacrificabile perché non ho neanche una moneta. L'ho appena sprecata, sì, sì. No, dai, e Franklin, dai. Ah, vedi che lo scontro all'ultimo sangue. Ok, torni indietro chi ha quelle gemme, per favore. È anche un po' rotto le palle, posso dirvelo. Ti prego, chi ha tutte queste gemme? Può tornare indietro? No, dai, per un pelo. Guarda qua lì quanta vita aveva, ne aveva pochissima. C'è stata veramente una partita senza esclusioni di colpi. Per fortuna però noi abbiamo perso coppe, quindi ci possiamo riprovare. Ah, io direi, visto che noi abbiamo perso coppe, facciamo l'ultima, riproviamoci sempre con il bombardino. Comunque anche qui ci ha fatto vedere che è bello cazzuto, C'è manca una, dai, c'è manca una, ok. Ritirata, ritirata strategica, si torna indietro ragazzi, tornate indietro, 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 il più indietro possibile. Non morite gli ultimi due secondi, per favore. Let's go, ci siamo, perfetto. Mi sto divertendo un botto. Dai, anche qui sono sto il migliore. Mica 7 kill. Pazzesco. No, Per 8. 8, dai, l'ha presa per il. Ce ne manca una, capite? E poi non si dovrebbe neanche arrabbiare. Danny, questi che si sono messi qui, dai. E il primo rimane qui, ti proteggo io le chiappe. No, torna indietro. Temerario, proprio vuole. Non vuole. Bro, vincere, vuole proprio distruggere i nostri avversari. Ok, abbiamo vinto, perfetto. Volevo proprio vaporizzarli. Questa volta ho causato più danni, però almeno sono arrivato finalmente a queste 600. Ragazzi, se questo video può terminare qui, fatemi togliere le cuffie, oh mio Dio. Cosa ne pensate anche voi della collaborazione con Brawl Stars e Godzilla? Io personalmente, anche se ci gioco veramente a pochissimo tempo, non vedo l'ora di provarla. E magari scrivete qui sotto nei commenti qualche consiglio per migliorare a giocare, oppure spiegatemi bene cosa serve il salvadanaio nei clan. E se anche voi magari avete un clan ben attivo e un posto in più, vi ricordo che il vostro amico di Spider-Man è disponibile. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bellissimo like per supportarmi, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video con la nostra amica di Spider-Man di YouTube e tutto. Bella raga. Flash is fast, flash is cool, Francois Sapar, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.